Siamo di nuovo sugli argini, vicino al fiume Volturno di Cancello e d'Arnone, zona Cancello, vicino al ponte Garibaldo. A distanza di oltre un anno stiamo rifacendo questo video perché vogliamo che questo problema si risolva. Ecco, si notano qua sopra, come ho sempre segnalato, tutta una serie di rifiuti. Ci stanno le spine che invadono l'argine, le spine che stanno tra l'argine e il fiume. Non si può più accedere a quest'argine, non si può più scendere. Comunque è uno spettacolo certamente non bello. Stiamo ancora qui, ripeto, a fare questo video. Ne abbiamo fatto un altro molto lungo più di un anno fa e stiamo adesso cercando di sensibilizzare ancora tutti gli organismi preposti, tutti quanti, perché insieme possiamo risolvere questo problema. Ecco, non è possibile che abbiamo ancora questo bellissimo ambiente fiume che non possiamo vivere. Ci ha abbandonato, ci sono spazi demaniali chiusi, spazi demaniali più avanti. Infatti vedremo che ci stanno anche dei rifiuti speciali come Eternit, che ce l'abbiamo vicino alla prima rampa di accesso al Volturno, nelle vicinanze proprio della via Ettore Fieramusca. Qui ci stanno dei rifiuti, eccolo qui, rifiuti vari che ci stanno qua sopra. Ormai è diventato una montagna. Poi questo è l'argine, qua c'è l'argine, quindi spine, qua ci stanno le abitazioni, le spine che arrivano ai confini della proprietà delle abitazioni. E nel periodo estivo, già ho avuto modo di dirlo in continuo, nel periodo estivo ci sono le spine molto alte, dalle spine escono ratti, insetti e serpenti e spesso si avvicinano alle abitazioni. Ecco, tanti rifiuti, potete vedere rifiuti vari, le spine che invadono completamente gli argini. E qui ci sono altri cumuli di rifiuti. Ci avviciniamo, adesso cercheremo di avvicinarci dove ci stanno altri cumuli di rifiuti. Altri cumuli di rifiuti. Altri cumuli di rifiuti. Ormai è una discarica. Rifiuti vicino al fiume. Ecco, ormai è una discarica. Thank you.
tremendo quello che sta avvenendo. Noi non possiamo vivere in un ambiente che non è più nostro. Non possiamo vivere in mezzo ai rifiuti. Succede qualche cosa, ognuno grida dopo. E un'altra cosa, in estate spesso si sono sviluppati degli incendi. Si grida quando persone conviene che si grida. Bisogna gridare sempre, bisogna gridare prima che succedano le cose. Non bisogna gridare dopo, non bisogna gridare perché fanno gridare. No, ognuno deve gridare per quello che sente, per quello che vede, per la voglia di migliorare le cose, la voglia di vivere un ambiente bello, pulito. E soprattutto in questo momento così triste, perché stiamo vivendo momenti così tristi per quanto riguarda questa tragedia della pandemia, che dobbiamo pensare a vivere un ambiente sano, perché se l'ambiente è sano, siamo sani anche noi. La tragedia del mondo, tra le tragedie del mondo, perché è un mondo ormai di tragedia, vi è la tragedia dell'ambiente. Viviamo in un ambiente bello, difendiamo il nostro ambiente, perché difenderemo noi stessi, la nostra vita, la nostra storia, il nostro presente e il futuro di quelli che verranno. La vita è fatta di interessare dell'ambiente per le battaglie fatte, che ho fatto pulire zone demaniale, ho fatto pulire gli argini attraverso diversi organismi. Adesso è il momento di stare tutti uniti assieme, tutti gli organismi istituzionali, Stato, Regione, Provincia, Comune, devono mettersi assieme e devono risolvere questo problema. E noi nel nostro dovete vedere le cose belle, soprattutto le cose brutte non bisogna accettarle. Noi siamo fatti non per prendere esempio delle cose brutte, ma siamo fatti per prendere esempio delle cose belle, combattere per le cose giuste, le cose buone e le cose belle. Ecco, io vi lascio, ringrazio sempre l'amico Tonino per tutto quello che fa a disposizione. Andavo a scuola, venivo qua a studiare, venivamo a fare anche allenamento con la squadra, a pescare. E mi ricordo tanta gente, era bellissimo. Il fiume deve essere vivibile. Non può essere che noi siamo prigionieri in questo comune, paese, perché siamo circondati da tanti rifiuti. Liberiamoci, prendiamo possesso del nostro territorio, difendiamo il nostro territorio. Prendiamo possesso dell'ambiente. L'ambiente è nostro, è vita. Viva l'ambiente, viva la vita, viva Cancellarnone, ma soprattutto viva l'amore e l'unione, specialmente in questo momento, dove il nostro pensiero in questo momento va con tanta sofferenza, alle sofferenze della nostra comunità, tante persone che ci hanno lasciato, tante persone care che ci mancano e sentiamo la loro mancanza. Va a quanti soffrono, però dobbiamo anche combattere. La vita è una lotta continua, si combatte sempre. L'ambiente è l'occasione per lottare. Tutti insieme lottiamo, non lottiamo contro di noi, tra di noi, no, lottiamo.